Durante l'ultima riunione pubblica del Movimento 5 Stelle di Vico Pisano, i responsabili dei gruppi di lavoro hanno analizzato l'importanza della finalità presente sulla carta di avviso pubblico, già carta di Pisa, e adottata da tutte le parti politiche presenti in Consiglio Comunale. Poiché la carta di avviso pubblico è un codice di comportamento personale, quindi senza nessun effetto sull'eventuale inosservanza, è stata votata all'unanimità la richiesta di presentare una proposta, tramite il portavoce consigliere Paolo Landi, per adottarla come regolamento comunale a garanzia di tutta la comunità. Ciao a tutti, sono Paolo Landi, sono il vostro portavoce all'interno del Consiglio Comunale di Vico Pisano. Oggi vi voglio parlare della Carta di Avviso Pubblico, che è il codice etico per la buona politica. La Carta di Avviso Pubblico è un'evoluzione della Carta di Pisa, già adottata dal Comune di Vico Pisano nello scorso mandato, dalla Giunta. La Carta di Pisa è un codice per combattere, diciamo, la corruzione e il clientelismo all'interno delle pubbliche amministrazioni. Diamo atto allo scorso mandato che ha adottato tra i primi comuni questa carta che prevede un impegno da parte degli amministratori di rispettare un certo codice etico, un codice morale. Questa evoluzione, la carta di avviso pubblico, è stata proposta per l'approvazione nel prossimo Consiglio Comunale. Noi abbiamo proposto che, oltre all'adozione come impegno personale, per dare vita a questa carta di avviso pubblico, di adottarla proprio come regolamento comunale, regolamento degli amministratori, un regolamento etico, in modo da vincolare, diciamo, gli amministratori al rispetto della carta di Pisa, in quanto un'approvazione così come è stata fatta fino ad oggi è un passo importante, ma diciamo che non è vincolante. Infatti, non succede nulla nel caso che un amministratore non la rispetti o comunque non è in alcun modo un vincolo. Noi abbiamo sottolineato alcune volte la mancanza del rispetto dei principi e dei punti contenuti all'interno della Carta di Pisa e vogliamo, per dare anche un esempio o comunque un passo avanti rispetto a prima, un passo avanti dell'amministrazione, anche, diciamo, in questo momento in cui i cittadini sono molto distanti dalla politica, per recuperare credibilità nei loro confronti, diciamo, abbiamo richiesto nella Commissione di adottare questa carta come regolamento. La maggioranza ha sollevato, anche la minoranza ha sollevato delle critiche a questo riguardo, nonostante tutti abbiano firmato questa carta e quindi l'abbiano già adottata a livello personale. Hanno sollevato le critiche in quanto non vogliono vincolare altri al loro rispetto, ma se tutti l'hanno firmata e tutti la condividiamo, perché non fare questo passo che è molto importante? La critica che è stata sollevata è che la Carta di Pisa vincolerebbe gli amministratori a non entrare nel merito delle decisioni quando viene coinvolto, in questa decisione viene coinvolto un parente fino al quarto grado. Ma andando bene a leggere le leggi e i regolamenti comunali, questa cosa qui è già prevista per legge, questa è già legge. Nello specifico, il TUEL, all'articolo 78, è il punto che parla dei doveri e condizione giuridica degli amministratori, dice che gli amministratori di quell'articolo 77,2 devono astenersi dal prendere parte alla discussione e alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti affini sino al quarto grado. Inoltre, nel regolamento delle adunanze del Consiglio Comunale vigente di Vico Pisano, adunanze del Consiglio Comunale, all'articolo 63, astensione obbligatoria dal voto. Punto primo, il consigliere deve astenersi obbligatoriamente dal voto quando si tratta di deliberare su qualsiasi materia di interesse proprio, dei suoi congiunti ed affini, sino al quarto grado. Quindi, le motivazioni portate dalla maggioranza, diciamo che non hanno fondamento e a quanto pare non sono nemmeno a conoscenza delle leggi e dei regolamenti che sono tenuti a rispettare. Quindi noi invitiamo l'amministrazione a prendersi questo impegno davanti a tutti i cittadini e di approvare la Carta di Pisa come regolamento comunale.